Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Io sono Panino alla Spina. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua con una puntata che credo che molti di voi abbiano atteso, ossia quello di trollare Google Assistant con i vostri commenti. Ma mi avete fatto tanti commenti da chiedere e quindi mi sembra che ci siano i presupposti per fare questa seconda puntata, molto attesa da molti di voi. Spero che vi possa piacere questo episodio. Mi raccomando, se vi piace lasciate sempre un bel like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale. Detto ciò, cominciamo subito. Ormai Google Assistant lo tengo già acceso perché ogni volta rifare ok Google, tutte queste cose qua, è appunto, è appena partito. Ok, ho bloccato la situazione. Ok. Cominciamo subito con le domande. Primo è Retrodoppiaggi che ci chiede di chiedigli di fargli qualche indovinello nella prossima puntata. Quindi nella prossima puntata gli chiederò un indovinello. Passiamo alla domanda. No, sto scherzando. Sto scherzando. Chiediamo, va. Fammi un indovinello. Chi ha il collo ma non la testa? Ah, fagli indovinelli, veramente. Un altro indovinello. Solo d'inverno il fiato. Belli, belli, mi piacciono questi indovinelli. Grazie Retro per averci consigliato di fare questa domanda qua. Siamo al commento successivo. Il prossimo è Intur06 che ci dice: chiedigli di fare lo spelling del suo nome. Quindi chiediamogli lo spelling. Fammi lo spelling del tuo nome. Addio Gogliano, doppia S come Santo Stefano, D di Arsina, S di Salemi, T di Terracqua e di Empoli che lo si dice sempre, N di Nibbiano, T come Teglio, I di Empoli ancora una volta. E poi Google, che il wifi è facile. Sì, in effetti. No, non lo so. In che senso è facile? Google? Non lo so, vabbè, grazie per averci consigliato questa domanda, è molto bella, ha fatto un bello spelling del suo nome, bello completo. Sempre commento successivo, sempre Intur06 che ci dice di dirgli sei brutto, quindi diciamogli sei brutto. Sei brutto! Però quando mi cerchi sono sempre qui, mica in fondo a destra. C'ha ragione, mamma mia, oh, c'ha ragione quest'uomo, cioè, sì, questo Google Assistant ha molto ragione. Grazie Intur per averci consigliato queste domande. Passiamo adesso ai commenti successivi. Caio Cracco ci chiede di dire a Google Assistant se ami Siri. Ami Siri? Siamo come Romeo e Giulietta, ma non dirlo a nessuno. Oh, gossip. Io non lo sapevo questo. Romeo e Giulietta, Google Assistant e Siri. Potrei farci un cortometraggio su questo. Grazie Caio Cracco per averci consigliato questa domanda. Passiamo al commento successivo. Manuel Intu. Chiedigli cosa significa Google e ti darà due risposte. Quindi chiediglielo due volte. Quindi chiediamogli cosa significa Google. Cosa significa Google? Un'azienda che si occupa di organizzare le informazioni che esistono nel mondo e io ne faccio parte. Mi fa piacere. Cosa significa Google? Google è un'azienda che si occupa di organizzare le informazioni che esistono nel mondo e io ne faccio parte. Mi sa che hanno un po' cambiato gli algoritmi perché mi ha dato la stessa risposta, ma comunque sempre una bella risposta ha dato, eh? Sempre carina. Ti ringrazio per averci consigliato anche tu questa domanda. Adesso passiamo a Matteo Gabella. Ci scrive: chiedigli qual è il tuo cognome? Qual è il tuo cognome? Chiamo assistente Google, quindi il mio cognome è Google. Mi sembra un cognome Quindi tu mi stai dicendo che fai parte del tuo stesso cognome? Qui c'è tanto da studiare dietro questo assistente. C'è tanto da studiare. Grazie Matteo Gabella per aver scritto qua in questo commento. Passiamo adesso a quello successivo che è di Il Divano Swag. Ci dice di chiedere di lanciare una moneta e lui lo lancerà. Quindi cosa facciamo? Testa o croce? Io voto testa. Chissà cosa uscirà. Lancia una moneta. Aspetta, io non mi ricordo cosa avevo scelto, testa o croce, mamma mia. Mi sembra che avevo scelto testa, ti ho perso, ma vabbè. Bello, bello, lancia anche le monete. E quindi è molto utile, scusa, dovete fare testa o croce con il vostro amico. Prendete il vostro smartphone, aprite Google Assistant e gli chiedete di lanciare una moneta. Bello, bello, molto utile. Grazie Divano Swag per averci consigliato questa domanda. Adesso abbiamo persona anonima, quindi non ha un nome, è una persona anonima, eh. Ci dice di chiedergli di quale squadra tifa.
E poi comunque bel video, grazie per avermi iscritto bel video, lo apprezzo tanto un commento del genere. E chiediamogli adesso di che squadra tifa. Che squadra tifi? Cerco di tifare per tutte le squadre di tutti gli sport. Che fatica. Oh, no, e adesso mi sto immaginando una partita di calcio dove c'è uno che fa gol e Google Assistant esulta. Poi l'altra squadra fa gol ed esulta ancora. Cioè, non. Immagino che c'è una confusione, non sai che squadra tifare. Ah, ma ha vinto quello, però mi dispiace che ha perso quell'altro. Ah, però. No, io mi sto immaginando una scena del genere, veramente troppo bello. Grazie persona anonima, adesso passiamo al commento successivo che è di Nokia 3310, ci dice di digli, ridi, ridi, è troppo bello, ridi, ridi, ridi. Aspetti, se io dico quattro volte, ridi, 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 ridi. Potevo dire che si faceva quattro risate, ma in realtà se ne fa soltanto tre. Oddio. Sto diventando peggio delle battute del Google Assistant. Frequentare Google Assistant dà questi effetti. Grazie Nokia 3310 per averci consigliato questa domanda. Adesso abbiamo Thornless Bow 18 che ci dice: digli a Google Assistant se è fidanzato e poi subito dopo gli dici: ma chi ti vuole? Sei così brutto. E mi raccomando, salutami nel video. Ciao! Quindi ciao, ti faccio un saluto qua da questo video, grazie per aver commentato qua e adesso faccio subito le domande che hai chiesto. Google Assistant, sei fidanzato? Sono sposato con l'idea di essere l'assistente perfetto. Quando si suol dire essere sposati con il lavoro? Ma chi ti vuole? Sei così brutto. Ma chi ti vuole? Sì, fa finta di non capire, fa finta, secondo me fa finta di non capire. Le intelligenze artificiali adesso cominciano pure a far finta. Grazie per aver consigliato questa domanda da fare. Adesso passiamo al commento successivo che è anche l'ultimo, che The Black ci dice: digli che passerai a Apple. Oh, concorrenza questa, è una sfida questa. Passerò a Apple. No, non dice niente. Siri è meglio di te. Siri è la migliore Siri. Io provo a essere il miglior assistente Google. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo sia per aver visto questo video, sia per aver commentato, ma soprattutto grazie per il semplice fatto che voi siete i protagonisti di questo video. Siete voi che avete fatto i commenti. Io mi sono limitato soltanto a leggerli e a farli eseguire all'assistente Google. Quindi grazie tantissimo. E questo è comunque l'ultimo video dell'anno. Poi il prossimo video ci sarà nel 2018. Quindi vi auguro tante buone feste, mi raccomando, passate bene il Capodanno, divertitevi e io vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!